Poi mettiamo le Mentos dentro. Oh, già sta facendo le bollicine. Here we go! Benvenuti in Sanità Stories! Oggi, a grandissima richiesta, Eh sì. torneremo a fare un sacco di scherzi a Scary Teacher, la La maestra maestra cattiva. cattiva. Stavolta rovineremo un suo appuntamento romantico. Sarà troppo Non divertente. vediamo l'ora già. L'ultimo video in cui facciamo gli scherzi a Scary Teacher vi è piaciuto tantissimo, siete impazziti, Sì. quindi eccovi qua un altro video. Lasciate un bel mi piace se volete che continuiamo a fare gli Sì. scherzi a Scary Teacher, mi raccomando, lasciate qua un bel mi piace. E se non avete visto l'ultimo video in cui con Merlino costruiamo un parco giochi nel giardino, ci siamo divertiti un sacco, Sì, è è stato vero. super divertente, abbiamo fatto un parco giochi con un percorso per Merlino, andate a vederlo dopo questo video e ora mettetevi comodi, prendete il Patatine, popcorn popcorn. e iniziamo subito! Misty Sì. vuole fare un party con lo champagne, Oh. ma noi andremo a rovinarglielo, vediamo che dice. Francis is to have me. I can't wait to show him the surprise I got him. And by me, I obviously mean those bratty students of mine who paid for this expensive bottle of champagne. Allora, vi traduco che cosa ha detto. Ha detto: non vedo l'ora che arrivi il mio fidanzato, così lo sorprenderò con questo party con lo champagne. E Hanno spero comprato. che... Sì, ha detto che noi studenti, i suoi studenti, perché noi siamo gli studenti di questa maestra cattiva, Scary Teacher, abbiamo pagato noi per questo Non è champagne. Comunque noi giusto. glielo rovineremo per benino questo party. Allora, vedo che Vitale si sta già Io ho già attrezzando. iniziato, sì. Ha preso lo scotch. E poi cos'altro prendiamo? Dobbiamo rovinargli questo party. Così impara. Tra l'altro ci chiama sempre con dei nomi Bruttissimi, infatti, sì, non è bruttissimi. giusto. Rimarrà impressionato il fidanzato Le dal party che gli organizzeremo noi. faremo una bella sorpresa. Cosa vuoi fare? Qual è il tuo Le piano? faremo uno scherzo con lo champagne. Eccolo, Speriamo che non l'abbia già visto. No, forse non mi ha visto. attento! Oh, l'ha messa apposta in alto con la scatola, così non riusciamo a Cattivissima. prenderla. Uffa! Comunque servono per avere più tempo. Siamo giù in cucina. In cucina, vediamo. Cosa stai cercando? Un apribottiglia per fare lo scherzo. Qualcosa Non mi chiedere dentro che lo sta. champagne? Oh, guarda la... Ho sbagliato! No! Ho lasciato le Ma perché forbici! sono scomparse le No, sono forbici? qui, sono qui. Sono Adesso state le prendiamo. assorbite dal cassetto. Ah, vuoi metterle qualcosa dentro lo Sì, voglio champagne? fare lo scherzo. Non vedo Ma l'ora di no, sta vedere la sua salendo su. reazione. Come reagirà secondo voi, Scary Teacher? Mi raccomando, anche voi guardate sempre le camere di sicurezza per vedere dove sta andando Scary Teacher e se... Attento, vedo lo Ma non stesso mi dire che divano. sta qui. Ho visto lo stesso divano, ma forse perché ha una... No, sono Che tutti cosa uguali. sono? Adesso dobbiamo Le provare a scappare senza che lei arrivi subito qui. Mentos! Le caramelle! Quindi metti la Mentos nello champagne così esplode! No, che idea Oh geniale! no, sta arrivando. No, 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 sì. Ok. Si è distratta. Per fortuna, avete visto nella camera? Ci vedevamo noi da dietro. Ok, ora dobbiamo mettere le caramelle nello champagne, dai, ce Ce la l'abbiamo faremo, quasi ce la fatta. faremo. What should I wear to the masquerade party? Che Lei ha cosa detto: dovrò? che cosa indosso per il party? Infatti, vedete, sta guardando un vestito. Noi qui abbiamo la Eccolo, eccolo. bottiglia di champagne. Allora, utilizziamo la forbice per togliere questo. Utilizziamo Wow, questo per togliere il il tappo. cavatappi. Poi mettiamo le Mentos dentro. Oh, già sta facendo le bollicine. Devi mettere lo Eh sì, devo scotch? rimettere prima il tappo. Se no come fa ad esplodere? Poi rimettiamo la carta così non se ne accorge. Wow, ma è geniale questo E poi scherzo! sigilliamo tutto col nastro. Ok, Dobbiamo ora scappare! scappa, 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 scappa! 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 Esci proprio dalla casa! Sta già arrivando. Ok, sta andando verso il party, Oh, my dear Francis, this surprise will blow your mind. Questa sorpresa ti stupirà. Here we go. Champagne è andato perduto. Prossimo scherzo. Speriamo che Allora. Misty gli piaccia il suo Ben tacchino. cotto. Che cosa vuole Ben cotto. fare? Dobbiamo bruciare allora. Oddio. Vediamo.
È enorme. Beh, l'ha chiuso con stile il forno. In effetti coincide con la sua personalità rovinare il pranzo di Miss T, quindi Scary Teacher, bruciando il tacchino in forno. Anche questo scherzo lo fa Vitale, che è super bravo a giocare a Scary Teacher, e a me invece prende subito, mi viene l'ansia, inizio a scappare, mi perdo nelle 10.000 stanze e mi prende. Fateci sapere nei commenti se voi riuscite a giocare bene a Scary Teacher o se anche a voi vi prende sempre. Dopo il prossimo provo a farlo io, anche se so che andrà malissimo. Beh, Allora, Vitale ha già preso la benzina. Ma allora le vuoi fare uno scherzo stavo proprio pensando. esplosivo? Se deve essere ben cotto, quindi forse è il caso Quindi lo di. bruci? Oddio, Eh bruceremo sì. la cucina. Beh, ben gli sta, visto che è così cattiva. Ma ci avete scritto nei commenti dello scorso video che sotto al tappeto c'è la Ah, la chiave chiave. per Infatti, entrare. grazie per tutti i consigli che ci scrivete, quindi dopo proviamo a vedere se c'è la chiave. È già Oh arrivata. Oh no, 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 no! aiuto, scappa. No, mi prende. Forse è scappato proprio qui. Leggendo un libro. Bene. È lì che l'hai vista. Sì, È giusto lì in che leggeva il tempo. libro. Ok, Noi abbiamo andiamo in scappato per un cucina. po'. Ok, siamo in Allora. cucina. Attento, ha messo 10.000 trappole. Oh, sì, sta arrivando qua. Ok, vai, vai, vai. Nascondo, Scappa, scappa, scappa. nascondo, nascondo, nascondo da qualche parte. Da che lato sta Sì, è entrata arrivando? proprio in cucina. No. Giusto in tempo. Dove Ok, siamo adesso? riproviamo, stiamo molto attenti adesso. Ma com'è che riesci a passare attraverso la porta e i muri senza aprirli? Ma cosa Allora, stai mettendo le nell'estintore? sto bloccando l'estintore così non lo può Ma utilizzare. sei cattivissimo! Eh sì. Così almeno è Vitale ha esplosivo. preso un... Che cosa sono queste? La I candelotti, dinamite? sì, di dinamite. Oddio! Nel secchio? Eh sì. Beh, Ma che cosa vuoi così fare? almeno l'estintore non funzionerà. Lei proverà ad utilizzare il secchio pieno d'acqua. E la benzina dove l'hai La messa? benzina l'ho messa in questo contenitore, così la posso mettere direttamente sul suo tacchino. Vediamo. Ok, dice di scappare, dice di L'ha scappare, già. scappa, scappa, scappa! Pronti? Non vedo l'ora di vedere la reazione. Il mio tacchino! E sta correndo a prendere l'estintore! L'estintore non funziona ovviamente perché l'abbiamo manomesso. E adesso va a prendere l'acqua. In realtà è di sabbia, non è d'acqua. Però esplode tutto! Il tacchino è ben cotto! Prossimo scherzo. Allora, tutto quello che vuole Mrs. T è controllare le persone. Quindi cambiamo le carte in tavola. Quindi Quindi vuol vuol dire che dire. noi la Eh controlleremo. sì. Now you won't remember a thing. What are these for? Now the real fun begins. Oh, Francis. Be a dear and fetch me a drink. L'ha ipnotizzato. Avete capito? In pratica ha detto che lei vuole prendere il controllo Di del suo Francis, sì. fidanzato Per e quindi ha messo un amuletto. Vedete, ce l'ha ancora in testa, vedete nella camera. Cioè... controllare il suo fidanzato e gli ha detto: vai a prepararmi qualcosa da bere. Quindi noi dobbiamo trovare un modo per ipnotizzare Miss T. E liberare Francis anche. Sono in palestra, quindi devo trovare il fidanzato Eh sì. ipnotizzato. Dove È sarà? lì in cucina, guarda! Proprio lì Dove, all'angolo! Mentre passava lei si è visto. La camera delle torture di Quindi devo scegliere... Misty. Cos'è questo? Colla. Colla. Vabbè, prendiamola. Vuoi fare Magari uno ci slime nel serve. frattempo? Ah, sta salendo su. E io scendo giù da queste scale. Ti ho visto! Ah! Ti ho visto! Aiuto! Ma perché? Shh, frena, frena.
No, non se n'era accorta. Aiuto, 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 aiuto. Smettila di seguirmi. Attenta. Smettila. Aspetta, se... no, ti sta seguendo. Ah, è lì. Il fidanzato. No! Dovevi scappare. Continua a vitale perché io vengo sempre presa. Qui. Eccolo, eccolo. Vai, prendi l'amuleto, eccolo. Lei. Ma lui non si accorge nemmeno di noi. Ups, ti tirato la colla. Ho tirato la colla. Non l'ho fatta apposta, scusa. Lei sta, sta andando su, lei. Ok. Qui c'è un lucchetto. Proviamo a entrare, vediamo cosa ha nascosto. Si passa di qua. C'è la porta aperta. Quindi dobbiamo... Ok, lei sta eccolo, andando. Eccolo, lì c'è lui, ma lui non è più ipnotizzato, quindi attenta. Sta facendo la doccia. Sta facendo il bagno. Si vedono solo i capelli nella vasca. Facendo il bagno. Non guardare. No! No, ma come? Mi ha preso. Ma c'era un vestito lì. Eccoci di nuovo qua. Speriamo questa volta che... No, non è più in bagno lei. Dobbiamo farla rientrare. Eccola. Nel... No. C'è qualcosa di... molto inquietante. Perché c'era il suo riflesso nello specchio? Vai davanti allo specchio. Ah no, ci ah, siamo, no, siamo noi. Noi adesso. C'è. Però lei sta venendo qui sicuramente. Sì, infatti nasconditi da... No! Lei si è accorta di Francis e ha detto c'è qualcosa che non va, come mai sta dormendo? Quindi dobbiamo ricominciare da sì. Capo. Ok, ha messo l'amuleto, provo a prendere quello. Ok, bravissimo, ora scappa, scappa, scappa. Scappa. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, però che ansia. È appena uscita lei. Provo ad andare nello scantinato. Nello sì, scantinato. Sta andando. Che ansia. Speriamo che non si accorga subito di Franzen. Ecco. C'è un gatto, ecco. Ecco il gatto. Poverino. Lo liberiamo? Come ha fatto a richiudere un gatto qua? Ah, quindi metti l'amuleto nel gatto così lei diventa un gatto? Così viene comandata dal gatto. Vediamo. Oh, devo scappare. No, lei sta là. Vediamo. Oh, giusto in tempo. Sei pazza, gli ho detto. Ce l'abbiamo fatta, anche per questo scherzo, yeah! Allora, dice, diamo un altro significato alla parola Pop-Tart. In pratica, che cos'è la... Aspetta, vediamo prima. Il gatto! No! Get out of my house! I have an idea. Vai via dalla mia casa. Stupid little Francis won't even remember that he was the one who actually made this tart. Ora odio ancora di più Scary Teacher. Dato un calcio al gatto come si permette. Non si fa. Ora gliela facciamo pagare. Eh sì. E poi ha detto che in pratica la Pop Tart è una torta. Sì. Ha detto che l'ha fatta il suo fidanzato e gli ha mandato la foto. Dice di rovinare l'appuntamento romantico di Misty. Non vedo l'ora di rovinarlo. Che cosa prendo però? Non lo so. Guarda, ha fatto tutto il tavolo per le decorazioni. Romantica, guarda le rose, eccola i cuori. La torta. Ah, devo trovare qualcosa da mettere però. Ci sono anche i palloncini a forma di cuore. Interessante i palloncini. Posso prendere un palloncino, guarda. Sì. Prova a metterlo nella torta visto che hanno la stessa forma. No, non me lo fa mettere nella torta, quindi forse okay. Devo fare qualcos'altro. Attenta, oh no, attenta. Ma come hai fatto a trovarmi già? Uffa. Ti ha preso. Ok, ora prova vitale che sicuramente ci riuscirà benissimo. Lo speriamo. Bravo. Lei si sta facendo i selfie. Quanto è antipatica, gliela dobbiamo far pagare. Eh sì, non si trattano così gli animali. Lì sta andando proprio in cucina. Uffa. Vabbè, facciamoci un giro. Sta guardando la TV.
Ah, meno male, almeno sarà un po' impegnata. Dai, noi cerchiamo qualcosa da metterle dentro la torta o nel palloncino. Facciamo lo slime. Con la colla gli facciamo lo slime. Sta arrivando. Scappiamo, scappiamo. Spero di non trovarmela davanti. Ma quante stanze ha questa è casa? È una casa enorme. Uffa. Usciamo da qua. Ah, si può uscire dalla finestra. Ah, io mi sono fatto male però. Non sapevo che si poteva uscire dalla finestra. Lei è rimasta lì bloccata su. Non mi dire che sta scendendo, eh. No, ti avviso io se scende le scale. Controlliamo la camera di sicurezza. Hai visto? Sono passato lì da... Si è vista mentre passavo. Sì, meno male non si è accorta. Ok. Allora, cosa possiamo prendere altro? Vediamo in frigo che c'è. Cos'è questo? Una torta e crema al cioccolato. Interessante. E qui che c'è? Vediamo. Buono, prendiamo. Ok, così abbiamo più questi tempo. Cosa sono? Fiammiferi. Vediamo se c'è altro. Per la torta. Marmellata. Questa anche se sembrava sugo, ma è marmellata. Ok, allora. Lei è di fronte al camino spento. che si riscalda. Allora, cominciamo con la colla innanzitutto. Ok, sbrigati perché mi sa che sta... Utilizziamo il palloncino che ha forma di torta. Poi mettiamo la crema al cioccolato. Ho capito cosa vuoi fare. No! Sta arrivando! Sta arrivando! Perché ho detto che stavamo per finire lo scherzo. Schiappa! Fermo, 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 fermo. Sei fermata. Maledizione, avevamo quasi finito lo scherzo. Oh, oh, sta ritornando lì. No, non mi dire che... Se ne accorgerà? No, forse non se ne accorta. No! Se ne accorta, abbiamo fallito. Ma ora riproviamo e facciamo in modo che funzioni questo scherzo. Ci risiamo, abbiamo rifatto tutto da capo. Ora Mrs. T è, cioè scrittrice, è in bagno. E quindi dobbiamo subito andare là sul tavolo e preparare lo scherzetto prima che lei arrivi. Eh sì, poi scappiamo dalla cucina, mi sa, eh. Ok, pronti. Ok, siamo allora, questo. Colla. Poi il palloncino. Palloncino. Poi il cioccolato. Ricoperto di cioccolato, quindi sta creando poi... la torta con il palloncino. E adesso scappiamo. No, devi prendere la torta, dice di non lasciare nessun indizio. È vero. Se non se ne accorge, se non ne vede due. Non ci avevo pensato, bravissima. Questa ce la mangiamo. Ok, ok, ora puoi scappare. Scappo velocissimamente. Aia, no, mi sono fatto male. Scappa, posso scappare, posso scappare. La trappola. Sì, 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 sì. Scappo, scappo. Eccolo lì, forse ci siamo, Vediamo il suo appuntamento romantico. Come verrà rovinato. Sta per arrivare nella stanza. Eccola. Siamo quasi, eh? Io intanto esco così. Sì, sì, scappa proprio, vai via lontanissimo. Eccola, eccola. Oh, look at this masterpiece. Glorious tart. Oh, this is all your fault. You were the one who made this. Eh sì, perché lui aveva fatto la torta all'inizio e quindi se l'è presa con lui e ha detto sei stato tu a fare. Gli sta che gli si è esplosa la torta in faccia, se lo merita, scary teacher. Scriveteci nei commenti qual è stato il vostro scherzo preferito. Secondo me forse quest'ultimo della anche torta. Quello del gatto, sì, faceva sì, ridere sì. Un sacco. Lasciate un bel mi piace se volete vedere altri scherzi scary teacher. E ora andate a vedere il video in cui costruiamo il parco giochi con a Merlino. Merlino. Ve lo lascio qua. È troppo divertente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!